Ero stomacato, stomacato a morte di quella lenta agonia. E quando alla fine mi slegarono e mi permisero di sedere, ebbi l'impressione che i sensi mi abbandonassero. La sentenza, la temuta sentenza di morte, era stata l'ultima percezione distinta a raggiungere le mie orecchie. Subito dopo, il suono delle voci degli inquisitori mi pervenne come sommerso in un confuso, sognante, indefinito brusio. Questo suono vago portava al mio spirito un'idea di circonvoluzione, forse per associazione fantastica con il ronzare di una macina da mulino. Ma questa sensazione durò solo per poco, poiché quasi subito non intesi altro. Tuttavia, per un certo tempo vidi, ma con quale spaventosa esagerazione, vedevo le labbra dei giudici ammantati di nero. Esse mi apparivano bianche, più bianche del foglio su cui traccio queste parole, e sottili, sino a divenire grottesche. Sottili, tanto intensa e tesa era la loro espressione di durezza, di risoluzione immutabile, di severo disprezzo dell'umana tortura. Vedevo che i voleri di quel che per me era il fato ancora uscivano da quelle labbra. Le vedi contorcersi in un favellare di morte, le vedi foggiare le sillabe del mio nome e rabbrividii, poiché nessun suono ne usciva. Vidi pure durante alcuni attimi di delirante orrore il lieve, pressoché impercettibile ondeggiare dei cortinaggi cupi che avvolgevano le mura della camera. Allora il mio sguardo cadde sulle sette candele poste sul tavolo. A tutta prima, queste mi sembrarono rivestite dell'immagine della carità, mi sembrarono bianchi angeli esili che mi avrebbero salvato. Ma subitamente una nausea mortale si impadronì del mio spirito e sentii fremere ogni fibra del mio corpo, come se avessi toccato il filo di rame di una batteria galvanica, mentre le visioni angeliche si tramutavano in spettri informi dal capo fiammeggiante, e io capivo che da essi mai aiuto alcuno mi sarebbe giunto. Allora penetrò furtivo nella mia mente, simile a un caldo accordo musicale, il pensiero di quale dolce riposo deve trovarsi nella tomba. Questo pensiero mi raggiunse a poco di soppiatto e mi sembrò che molto tempo scorresse prima che io potessi intenderlo pienamente, ma proprio mentre il mio spirito giungeva alla fine a coglierlo e a comprenderlo appieno, le figure dei giudici dileguarono dinanzi ai miei occhi come per effetto di magia. Le alte candele svanirono nel nulla. La loro fiamma si estinse come per incanto. Sopravvennero tenebre e oscurità, e tutte le mie sensazioni parvero inghiottite in una folle precipitosa discesa simile a quella dell'anima mentre risucchiata dall'Ade. Poi il silenzio, l'immobilità, la notte divennero l'universo. Ciao a tutti e bentornati sul canale della vostra Mary Jekyll, che inizia questo video con una lettura. Ora, non giudicatemi troppo male per la lettura d'inizio video, ma non sono una donna di spettacolo. Sono solo uno spettacolo di donna. Quindi vi beccate quello che vi beccate. Oggi parliamo di cose belle, come sempre, perché a me piacciono i libri, soprattutto questi libri di queste edizioni. Sto parlando dei racconti del mistero di Edgar Allan Poe e quello che vi ho letto all'inizio del video è l'incipit di Il pozzo e il pendolo, un racconto secondo me tra i più belli e più intensi scritti da Poe. Più intensi perché fa molto riferimento ai sensi. O meglio, mi spiego in maniera più precisa. Di solito i racconti del terrore di Poe sono molto legati al soprannaturale, affrontano sempre la tematica del soprannaturale e dell'indescrivibile, perché molti elementi dei racconti di Poe, molti elementi dei racconti di Poe incutono timore nel lettore proprio perché sono indescrivibili, perché non hanno una forma e il lettore non riesce a collocarli. Il pozzo e il pendolo è un racconto molto curioso perché gioca sull'esatto opposto, cioè
su ciò che percepiscono i nostri sensi. Infatti, gli elementi della narrazione riguardano sempre ciò che il protagonista, cioè il narratore della storia, percepisce con le sue orecchie, con il tatto, molto poco con la vista, vedremo, perché se vi avvicinate a questo tipo di lettura scoprite quanto è claustrofobico il luogo nel quale il nostro protagonista si trova. Si tratta di un racconto claustrofobico perché è ambientato in una prigione. Il nostro protagonista, infatti, è vittima appunto del giudizio dell'Inquisizione spagnola, come abbiamo potuto capire dall'incipit, e in seguito alla sentenza che viene emanata da questi severi giudici dalle labbra sottili, egli si ritrova a dover subire delle particolari torture all'interno del racconto. Torture che avvengono all'interno di una prigione che cambia forma, cambia anche il suo perimetro. Elementi principali di questo luogo dall'aspetto disturbante sono, oltre alla sua oscurità, il pozzo e il pendolo. Insomma, gli stessi elementi che ci permettono di avere questo titolo fantastico. Il pozzo somiglia tantissimo alla voragine della follia nella quale sembra cadere il nostro protagonista, completamente divorato dall'assenza di lucidità, ma anche dall'assenza di cibo e dall'assenza di acqua. Il pendolo invece cade con la sua lama sopra il protagonista come l'inevitabilità. È una lama che ha veramente delle caratteristiche oscure, perché è qualcosa di tangibile, perché viene detto appunto nel libro che effettivamente si tratta di una lama che oscilla. Ma proprio per questo, proprio perché è tangibile, incute terrore, cosa, come dicevo prima, che contrasta con la natura dei soliti racconti di Poe del terrore, almeno quelli che riguardano il mondo del terrore, perché se pensiamo a quelli che danno origine al genere giallo, ci troviamo in tutt'altro mondo. Presto parlerò anche di quelli, sì, i delitti della Rue Morgue, devo assolutamente parlarne, poi me lo segno. Oggi vi parlo di questo racconto però per un motivo ben preciso, non per parlarvi del racconto in sé, quanto per introdurvi a un nuovo progetto a cui ho dato origine, cioè il mio blog. Ma quindi fammi capire, tu apri un blog, tra l'altro privo di dominio, e sfrutti i video come scusa per introdurre la gente al tuo blog? Sì, fondamentalmente sì, perché sono un po' folle dentro, però voglio vedere insomma come va. Non si tratta semplicemente di un blog di racconti in generale, bensì di un blog di piccoli scritti che sono degli esercizi di scrittura creativa, perché sì, io adoro la scrittura creativa e scrivo da quando ero in grado di tenere una penna tra le mani. Visto il mio amore per la scrittura, ho pensato di condividerlo anche con chi mi segue, e ritenetelo una grande cosa perché sono sempre stata poco coraggiosa, per utilizzare un eufemismo, nel condividere quello che scrivo. Ho sempre tenuto tutto per me, per cui apprezzate lo sforzo. Ora, gli esercizi di scrittura creativa che ho intenzione di pubblicare all'interno del mio blog hanno tutti un fil rouge, ovvero tutti quanti si ispirano ad altre opere partorite dalla mente umana. E cosa intendo con questo? Intendo dire qualunque cosa, dalle canzoni per l'appunto, ai racconti, ai grandi classici della letteratura, ai quadri, a disegni trovati nel web di artisti semisconosciuti, a sculture, qualunque cosa, ma anche film e serie TV, perché diciamo ce lo piacciono a tutti, no? Tipo, io sto guardando The Witcher in questi giorni e sto sbavando. E questa idea da cosa è nata?
È nata molto semplicemente da un altro libro che ho intenzione di mostrarvi e di consigliarvi se siete amanti della scrittura. Sto parlando di lui. Questo esercizio, chiamiamolo così, delle edizioni di Ippocampo, che mi è piaciuto tantissimo. Praticamente è una raccolta di esercizi di scrittura creativa che riguardano qualunque tipologia di qualunque campo della scrittura creativa, diciamo così. Potete trovare esercizi che giocano con il punto di vista oppure con diversi stili, diversi tipi di scrittura, anche dalla scrittura del messaggino di WhatsApp alla scrittura del saggio scientifico, qualunque cosa, cioè la scrittura creativa è un gran puttanaio, ma è il più bel puttanaio del mondo. Per questo vi invito a dare sempre una possibilità, anche se non amate tanto scrivere, alla scrittura creativa, perché veramente vi apre la mente a più mondi e vi dà la possibilità anche di immedesimarvi con gli esercizi in personaggi nei panni dei quali non vi sareste mai messi. Al di là di questo, se vi piace molto semplicemente leggere, andate a dare un'occhiata anche al mio blog, perché così capite un po' come scribacchio. Poi magari se vi fa schifo, vabbè, fa niente, io ve l'ho buttata lì. Però sarebbe carino ottenere anche un parere da parte vostra sul mio stile, perché no? Anzi, mi farebbe molto molto piacere. Sì, mi sono persa nel parlarvi, perché volevo dirvi che in sostanza lo spunto mi è stato dato da questo esercizio, perché uno degli esercizi al suo interno prevedeva la scrittura di un breve racconto in poche righe che ho sforato in realtà. Si trattava di un esercizio che dava come consegna scrivere un breve racconto ispirato al titolo della tua canzone preferita. E che cosa c'entra con il mio blog? In sostanza, il primo racconto che ho pubblicato all'interno del mio blog è ispirato proprio al Pozzo e il Pendolo e a una canzone che a sua volta si ispira a questa canzone. Più precisamente The Poet and the Pendulum dei Nightwish. Sì, io sono una piccola metà dentro. Piccolissima parentesi sulla canzone cui faccio riferimento. Si tratta di una canzone che sì, si ispira a Edgar Allan Poe, ma cerca di rappresentare lo stato d'animo di chi l'ha scritta, in questo caso del tastierista della band, che è il leader nonché compositore. E l'artista in questo caso vive uno stato d'animo di tristezza incredibile, perché se i racconti non parlano di tristezza, quindi anche le canzoni io non sono contenta, e cerca di trasmetterlo parlando della sua esperienza, perché la band in quel momento sta affrontando la separazione dalla ormai ex cantante, che è stata sostituita da quella nuova che effettivamente ha interpretato il testo dedicato alla situazione. Vi lascio in ogni caso i link in descrizione se volete ascoltarlo. Ora, visto che la mia canzone preferita a sua volta si ispira a uno dei miei racconti preferiti del grande Edgar Allan Poe, perché no? Perché non giocare con entrambi gli elementi? Così il blog può diventare non solo un modo per me per esercitarvi e per voi, insomma, per leggere racconti, ma anche un modo per consigliare a voi che mi seguite le cose che mi ispirano o comunque che amo, che mi piacciono, che possono andare dal cinema, dalla letteratura, dalla pittura, alla scultura e quant'altro. Detto questo, io vi consiglio anche caldamente l'acquisto di questa fantastica edizione dei racconti di Edgar Allan Poe. Di Burr, perché la Burr sta facendo dei lavori magnifici che mozzano il fiato, tanto per rimanere in tema, calma un po', vabbè, dei lavori bellissimi perché riportano anche delle illustrazioni molto molto curate, questa per esempio,
Anzi, vi faccio vedere quella successiva. Questa riguarda sempre il polso e il pendolo. Dove stava? Dove stava? Eccola qua. Sono stupende. E tra l'altro sono anche delle bellissime idee regalo, secondo me. Quindi fateci un pensierino. In ogni caso, sono affiliata con Amazon, quindi trovate in descrizione dei link dai quali potete acquistare i libri e contemporaneamente sostenere questo canalino. Spero di non avervi tediati con questo video, perché più che essere incentrato su una storia era incentrato sull'introduzione al mio nuovo blog. Spero che però questo progetto vi possa interessare e che vogliate dare una sbirciata al modo in cui scrivo. La grafica la sto ancora sistemando, per cui è tutto da rivedere. In ogni caso, spero vi possa interessare quello che scrivo e sono in attesa trepidante delle vostre considerazioni. Non temete, i prossimi video torneranno a essere come i soliti, come da programma, cioè continuerò a parlare di racconti, di classici della letteratura, cercando di analizzarli. Questa era solo una piccola parentesi. Spero di non avervi tediati, ripeto, con la presentazione del mio blog, ma mi farebbe davvero tanto piacere avere un vostro parere in tal senso. E in ogni caso mi interessava anche consigliarvi qualcosa che a me piace, che a me dà ispirazione. Ora finisco di blaterare, vi ringrazio per avermi seguita fin qui e continuate a seguirmi non solo nei prossimi video, nel caso non siate iscritti iscrivetevi cliccando anche sulla campanella, seguitemi anche sui miei social, in particolar modo su Instagram, dove sono praticamente sempre presente, sono sempre incollata a Instagram. Grazie ancora, vi mando un bacio. Sì, questo rossetto non è no transfer, ma è bellissimo. Niente, alla prossima storia.